Ciao amici, benvenuti al mio canale. Ciao, oggi ho due ospiti speciali. Ciao. Carmella, Erika. E oggi faremo la prova a non ridere challenge. Vinceremo sicuramente. Cosa consiste questa sfida un po' bizzarra? Avremo una bottiglia di passata di pomodoro a testa. Erika leggerà delle barzellette che speriamo facciano ridere. Noi dovremo tenere in bocca la passata e cercare di non ridere, se no l'altra verrà completamente bagnata di passata. Vince chi la finisce dopo, cioè no, chi resiste, chi ride meno. Chi ride meno. Chi perderà dovrà bersi un asciuttino di vodka. Quando? Sono le 4 del pomeriggio, mi sembra giusto. Certo, è un ottimo orario. Così siamo più motivati a vincere. Cin cin, bocca al lupo. Buona sorsata. Babà mia. Oddio. Oh, solo l'odore mi sta nauseando. Potevo mettere un po' di pepe, non lo so. Vai ragazze. Sì, stai già iniziando a ridere? Ha già tutta la bocca sporca. Ragazzi, non ho ancora letto niente. No. Scusate, le mie barzellette sono super forti. Ho solo fatto lo shampoo ieri, capito bene che non ha senso. Ti è venuto il ciclo. Iscrivetevi al canale. Solo per questa scena dovete iscrivervi al canale, condividere il video e mettere un sacco di mi piace per la nostra bellissima faccia. Allora, intanto vorrei dirvi che se tutto va secondo i piani è l'ascensore. Allora, vi racconto una barzelletta. Un ottantenne va dal dottore per sottoporsi al solito controllo annuale e quando gli viene chiesto come si sente risponde: non sono mai stato meglio in vita mia, dottore. Ho appena sposato una ragazza di 20 anni, l'ho messa incinta e tra poco sarò padre. Che ne pensa? Il dottore pensa un momento e dice: le racconto una storia. Un mio vecchio paziente era un cacciatore accanito, non aveva mai mancato una stagione di caccia, ma un giorno uscì di casa precipitosamente. No, no! E invece, stai calma, che il fucile prese l'ombrello. Quando fu nel bosco, improvvisamente un orso si precipitò verso di lui. Abbracciò l'ombrello, lo stese con forza e lo puntò verso l'orso. E sa cosa successe? No, l'orso cadde morto davanti a lui. Non ci credo, è impossibile, ribatté il vecchietto. Qualcun altro deve aver sparato al posto suo. Ecco sì, è esattamente quello che è successo a lei che sto provando a spiegarle. Due carabinieri si sono persi nel deserto. Tipica barzelletta dei carabinieri. Mai sentite? E da molti giorni errano sotto il sole. Ad un certo punto uno dice all'altro: ho troppa sete, non ce la faccio più. Il collega risponde: sai qual è un rimedio infallibile contro la sete? Leccare un sasso. Già, peccato che qui ci sia solo sabbia. Già, cavolo. I due continuano la loro tremenda camminata sulle dune in silenzio, ognuno immerso nei suoi pensieri. Ad un certo punto uno dei due esclama: ehi, ora che ci penso, saremmo salvi se solo trovassimo un fiume. Hai ragione, sul fondo del sasso del fiume ci sono un sacco di sassi. Una babysitter in prova porta il bambino che deve guardare al parco e quando lo riporta a casa la madre urla: ma questo non è il mio bambino! E la babysitter con una calma: non è finita la barzelletta! Integrazione. Ma questo non è il mio bambino! E la babysitter con una calma pazzesca: signora, mi ha detto lei che se si fosse sporcato avrei dovuto cambiarlo! Amici, allora aspettiamo le togli. Allora, la cosa sta prendendo una brutta piega. Queste barzellette fanno cagare in realtà. E come questo gusto del pomodoro.
dopo un po' la bocca proprio ti sale. Tipo sbrigati, non ce la faccio più. Un signore arriva in un posto e chiede: è qui la sede degli atei? Non credo. Bastava dire di sì. Questa non l'avevi capita. Adesso vi faccio la classifica degli sport più praticati al mare. Beh, ovviamente c'è la corsa, il beach volley, racchettoni immancabili, nuoto e apnea per tenere dentro la pancia. Una signora parecchio in su con gli anni, dall'abbigliamento elegante e portamento aristocratico, si avvicina al giovane barman di un locale molto esclusivo. Con tono da diva del cinema gli ordina: menta! E prontamente il bambino risponde: sei uno schianto, bambola! L'ultima volta in palestra ho fatto 2 ore sulla panca, ma mi hanno svegliato che dovevano chiudere. Lasciatevi andare, ragazze! Guarda, di solito vado a dormire così tardi, mi sveglio così presto, che un giorno o l'altro finirò per rincontrarmi in corridoio. Avete presente la frase che si dice quando finisce un rapporto, tipo: no, no, non sei tu, sono io? L'hanno inventata i cinesi mentre guardavano l'album di famiglia. Mosè disse al faraone: lascia partire il mio popolo. Mai. Mando le 10 piaghe. No. Ti aggiungo in un gruppo su WhatsApp. Ok. Ho la sensazione di essere già stata qui. Come fai a saperlo? Il wifi mi si è collegato automaticamente. Buona. Allora, una donna già in su con gli anni chiede all'anziano marito, il suo compagno di vita: caro, se tu non mi conoscessi, quanti anni mi daresti? Il marito risponde: per i capelli ti darei 20 anni, per la capacità visiva 19, per la pelle 18, per il fisico 17. Ma davvero? No, sì, veramente, aspetta che faccio la somma. Svegliata con una bene, vero? Con una voglia incredibile di ricominciare a dormire. Oh no, è vero, stamattina boh. E avete presente quando dovete impacchettare un regalo e non riuscite a trovare il segno dello scotch? Secondo voi troviamo l'amore della nostra vita? È arrivato il momento anche per me. Sei la bavetta, fai vedere. Mi hai sporcato tutto il foglio, adesso non ce leggo più. La fidanzata: amore, vedi quei due vecchietti che escono mano nella mano dall'ufficio postale? È così che ci sogno. E come, innamorati? No, con la pensione. Mi piace pensare che quando la cata mi dice: scusa per il ritardo, tu ti riferisca a quello mentale? È la cosa più schifosa che abbia mai fatto! Oddio, tra succo di pomodoro, bava, e aversi così di fronte è veramente una tragedia.
Comunque, visto che la Kat è una grandissima appassionata di selfie, iscrivetevi al suo canale, vi ricordo, mi raccomando, quello è sempre importantissimo. E Kata, devi farti in una certa ragione, però dopo una certa età non sono più selfie, ma foto per la lapide. Me la sono meritata. Ma che schifo. Questa me la sono meritata. Adesso vi faccio la classifica delle persone perfettamente immobili. A parte Carmela e Kata in questo momento, le guardie svizzere, gli amanti negli armadi, donne che si sono appena messe lo smalto. Secondo me, quelli che vanno a correre la domenica mattina alle 7, tipo mentre la Kata, ci va, mentre piove, lo fanno perché qualcuno tiene in ostaggio le loro famiglie, cioè io non trovo altra spiegazione. O no? Quando muori, non sai che sei morto, non soffri tu. Soffrono tutti gli altri. La stessa cosa succede se sei stupido. I miei amici soffrono tutti quanti. È una grande tutti sofferenza. Ti rido. Sta degenerando. La sfida. Ti ho vinto. Io, vinto io, deciso. Andiamo a farci uno spaghetto al pomodoro. No, ci mettiamo direttamente noi in pendola però. Sì. Oh, oh sì. Sta diventando una cosa porno. Sì, no, infatti. Basta così, poi furbe tutte e due con la maglia. Bianca, piaccia! Amici, mettete un sacco di mi piace e condividete questo video così capisci. Condividete questo video così la gente capisce che c'è chi ha messo peggio di loro. Esattamente. Iscrivetevi al canale. Sicuramente. Dovete iscrivervi, cioè solo per queste due facce così vi dovete iscrivere. Un grazie a Casonita che si è impegnata. Si è impegnata, noi siamo state un po' stronze a. Grazie a me direi lavarla. Più che altro. Grazie a Carmela. E soprattutto a Jim. Grazie amore che non hai voluto fare questo video con noi. Ciao Jim. Posso raccontarvi l'ultima barzelletta? Questa è quella che fa più ridere di tutte, l'avevo tenuta per ultima. Vai, sentiamo. Vorrei tanto sapere come fanno i piccioni a fare la cacca bianca sulle macchine nere e nera sulle macchine bianche. Cazzo, è vero! Cavolo! Ciao amici! Ciao! Al prossimo ciao. Video! Ciao, 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 ciao! Ciao, ciao amici! Ciao! Ciao! I capelli più che altro devi dire. Casona, hai la mano pulita? Sì, aspetta. Più o meno, aspetta che. Beh, pulisci però sulla mia maglia. Sì, dov'è? Qual è? Qua sopra. Così? Sì.